Io sono il dottor Aldo Mellace, sono medico chirurgo perfezionato in posturologia e kinesiologia in chiave occlusale. L'argomento che tratterò brevissimamente in questa sede è la correlazione occluso-posturale. Si tratta delle connessioni che ci sono tra la bocca e il resto del corpo, soprattutto l'apparato muscolo-scheletrico. Come vediamo in queste diapositive, parleremo della postura fisiologica quando noi troveremo questa verticale mediana, che è la verticale di Barré, che sta proprio al centro del corpo. La vediamo anche in questa superficie, nella proiezione posteroanteriore. Vediamo quindi che questa verticale deve dividere il corpo in perfetta metà. E poi ci sono i parametri, gli altri parametri fisiologici che sono questi piani orizzontali, tipo il bisacromiale, bispinediaco, bipupillare, eccetera, che devono essere paralleli fra di loro e il piano terra. Dovremmo avere nella postura fisiologica anche un appoggio podalico normale, possibilmente, e simmetrico. E anche il carico posturale è necessario che sia un carico equilibrato, ben distribuito in tutto il suo baricentro. È ovvio che ci troviamo in una disfunzione posturale quando questi parametri fisiologici sono alterati, quindi sia sul piano frontale, sul piano sagittale, sul piano orizzontale. Vedremo quando c'è una disfunzione posturale quasi sempre una simmetria dell'appoggio podalico e quindi i vari parametri. In questo caso notiamo anche realmente un'alterazione dei carichi posturali, quindi un baricentro che è spostato in avanti, molto oscillante, con carichi di postura da un lato in maniera importante. Quindi ci permette anche di quantificare il disturbo posturale. Vediamo poi quotidianamente questi bambini come presentano queste disfunzioni posturali e poi facciamo dei reset, quindi andiamo a riaggiustare la bocca, quindi l'occlusione, eccetera, e subito dopo vediamo questo miglioramento. Questo è un altro caso, sono molto evidenti, atteggiamento scoliotico, eccetera, che poi si ricentra. Quindi il tutto è dovuto a questa diffusione e correlazione che c'è tra i muscoli della bocca e i muscoli posturali. Vediamo un caso clinico di laterodeviazione mandibolare, quindi una mandibola che è deviata. È un caso del 99 perché già nel 99 ci occupavamo anche prima di queste correlazioni, cose che oggi facciamo sempre le stesse cose. Vediamo come la mandibola in questo caso dal punto di vista clinico è spostata da un lato. E la verifichiamo anche con indagini strumentali, in questo caso è la kinesiografia che ci quantifica la laterodeviazione e poi anche una radiografia dell'ATM, dell'articolazione temporomandibolare, ci dice che anche qua c'è questa laterodeviazione. Quindi il tutto è confermato anche dalla postura, quindi una verticale di Barré che diciamo divide, non è simmetrica, abbiamo una deviazione del tronco verso destra, una spalla più bassa e quant'altro. Quindi per questa diffusione, per questa correlazione neuromuscolare, vediamo come queste alterazioni si ripercuotono anche fino ai piedi. E vediamo in questo caso un esame stabilometrico che ci dice e ci quantifica quanto carica più da un lato e siamo 27,9 kg che sono tantissimi. E vediamo anche l'asse del baricentro per come è orientato. Abbiamo fatto il test di Merseman, cioè abbiamo cercato di aggiustare un po' l'occlusione mettendolo in una condizione di equilibrio neuromuscolare e subito, 7-8 minuti dopo, vediamo come questa postura comincia a cambiare, perché proprio è l'occlusione che dà questi problemi. Vediamo come cambia anche gli assi bispinediaco, bisacromiale, eccetera. Il risultato lo si vede con questa indagine strumentale che è la stabilometria e vediamo come il baricentro si centra rispetto al baricentro ideale e anche l'asse del baricentro. Inoltre abbiamo un recupero enorme di quelle che sono il sovraccarico posturale. Se facciamo il confronto possiamo notare questa grande differenza.
quindi anche dal punto di vista posturale, ripresa questa postura dopo 7-8 minuti. Bene, volevo concludo dicendo che c'è un'importante correlazione tra l'occlusione e la postura e va intercettata, soprattutto nei bambini. Grazie.